Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, benvenuti da questa nuova angolazione che è nuova solo per questo video perché mi servirà in quanto adesso andrò con voi a registrare, a vedere insieme un trailer di cosa? Un trailer della Juventus che sbarca su Netflix. Non è una news, si sapeva già da tempo, ovviamente adesso ci sono anche le date, ci sono qualche spoiler, qualcosina di questo genere qua. E quindi andiamo a vedere insieme questo trailer che è uscito il 9 febbraio. Fresco fresco, e dopo il trailer parliamo di questo trailer, di quello che sono le impressioni, ma soprattutto di quello che poi è il progetto rispetto a quello che riusciamo a leggere in giro per ora negli articoli online. Io direi che semplicemente io ce l'ho qua davanti, io spero che l'audio si senta, al massimo alzo un pochino, e poi ne parliamo. Vai. Il discorso della vittoria, che per alcuni può diventare un peso, per noi è un'ossessione positiva. Questa grillina. È brutto perdere due finali nel giro di 3 anni. Arrivare in finale e perdere contro in Champions League fa malissimo. E da lì parte anche poi la mentalità vincente. Crescere nel mondo della Juve mi ha insegnato, sin da quando ero piccolino, il diventare prima uomo che calciatore. Sempre apprendere con umiltà. E tutto ha un inizio, tutto ha una fine. Di eterno non c'è niente, non c'è nessuno. Bene, interessante. Interessante perché intanto i primi dati. Il 16 febbraio uscirà in 190 paesi. Quindi è una cosa veramente a livello internazionale, non localizzata per quanto riguarda il nostro mercato. Questa cosa è importantissima perché? Perché da quanto ne so, da quanto ne si parlava anche nella live con Golpo Gopo di giovedì, la Juventus è la seconda squadra di Salve Boca Juniors che intraprende questa via qua, con Netflix, portando questo tipo di contenuti chiaramente personalizzati per la Juventus. Quindi sarebbe la prima squadra europea e di per sé un record che sfrutta benissimo la Juventus. Cos'è Netflix? Netflix nasce nel 97, mi pare. Però chiaramente il boom anche a livello di streaming, quindi serie TV, cinema e così via, viene dal 2013. In Italia arriva molto dopo, più o meno 2 anni fa, 2 o 3 anni fa, non prima. E quindi noi siamo arrivati un po' tardi, ma la Juventus è ben avanti rispetto a quello che poi è l'utilizzo di questo mezzo qua. La cosa mi fa molto piacere. Un'altra volta la Juventus si conferma prima in qualcosa, e in questo caso non solo a livello nazionale ma anche internazionale, perché a quanto pare siamo noi gli unici o i pochi privilegiati, poi sicuramente altre squadre faranno cose simili, ne sono quasi certo, perché comunque Netflix ormai è il futuro, non tanto Netflix ma comunque tipologia di trasmissioni in streaming appunto online, che ovviamente che nel futuro sarà un po' la cosa normale e non più magari quella televisiva o magari cinematografica. In questo caso tutti, questo documentario, insomma con un documentario così, verrà appunto dato una prima parte dal 16 febbraio, una seconda parte mi pare più in là, è diviso in varie parti, quindi una specie di serie, docu-serie, una cosa del genere. La cosa carina è che non sa sarà molto diversa rispetto a quello che può essere stato il film su Juventus o qualunque altro documentario che ormai può essere anche un po' pesantino, cioè la storia di Juventus è quella, bellissima, bella di guardarsela e così via, ma è quella, non cambia. E non ci dà nessuna cosa, nessun rapporto molto, molto intimo con la Juventus, perché comunque sono dati che vengono un po' raccontati, un po' romanzati, ma di per sé una volta che l'hai vista, cioè insomma, è quella. Invece la cosa qua è molto carina perché è innovativa. Le videocamere, le telecamere di Netflix hanno seguito i giocatori, credo nell'ultimo anno, perché poi fa riferimento chiaramente alla fine, quindi tutto si è stato registrato nella scorsa stagione, massimo estate, fa riferimento a quello che succede dagli allenamenti al campo, quindi alla partita. Seguendo i giocatori non solo per quanto riguarda la loro vita professionale, ma anche per quello che riguarda prima della partita, i momenti, anche le emozioni, queste cose qua, non è la cam di Mediaset che va negli spogliatoi a guardarsi insomma, le mutande dei calciatori, è qualcosa di più intimo e di più interessante, oltre a far vedere delle cose, e sul trailer abbiamo visto, delle cose della vita privata dei calciatori. C'è appunto Pjanic con Edin, questa è una cosa, quindi anche quello che sono gli uomini oltre che i calciatori, che forse è la parte più interessante, perché noi sappiamo che ci sono gli allenamenti, ci sono le partite, magari è interessante capire con che sequenza, cosa fanno, cosa sono soliti fare prima della partita e così via, ok, ma anche la parte
della vita privata che non va a sfociare proprio nell'intimità, ma solo nella sfera privata di quello che fanno come uomini normali, è una cosa molto interessante che secondo me potrebbe essere la ciliegina sulla torta di questo discorso. Leggevo sul questo articolo qua della Gazzetta, da quale mi prendo spunto, insomma, c'è un'intervista sotto nei commenti che dice una cosa, peccato per Marotta e Agnelli che non abbiano vinto la Champions, perché chiaramente c'è anche una parte sul trailer in cui si fa riferimento al fatto che la Juventus non ha vinto la Champions, quindi i sentimenti dei giocatori in quel momento là. Chiaramente con la vittoria della Champions tutto questo documentario sarebbe stato sicuramente più interessante, perché un conto è perderla e un conto è vincerla e quindi esaltare magari, ma poi sono discorsi che magari inutili, perché magari il fatto di averla persa, per quanto riguarda un documentario di questo genere, capire quel tipo di emozioni magari è più interessante, un po' la TV del dolore, in questo caso un po' la TV del dolore calcistico dei tifosi. E già questo, ragazzi, mi pare una cosa bellissima, prima perché stavano davanti, noi siamo avanti rispetto ad altri, è bellissima per chi è amante dello streaming di Netflix, chi ha abbonato ad Netflix. Io non lo sono, però la cosa, non dico ormai, credo che non avere il tempo materiale per farlo. In ogni caso me lo recupererò in qualche modo. In ogni caso è una cosa bella che mi intrippa un poco. E ci ho fatto questo video perché mi interessa, dal fatto che magari posso cavalcare un po' la tendenza, nel senso che Netflix e Juventus sono due cose abbastanza d'impatto. Però è anche vero che la cosa mi interessa perché stiamo aprendo una pagina nuova per quanto riguarda trasmissioni televisive, anche documentari e così via. E il fatto che la Juventus sia costata questa trasformazione, questa rivoluzione del sistema di informazione, trasmissione televisiva e così via, credo che sia una cosa molto bella del quale andare veramente orgogliosi. Quindi veramente number one chi ha progettato questa cosa qua, spero sia bella, ma io sono fiducioso a riguardo, perché comunque la storia della Juventus e quello che succede alla Juventus mi affascina a prescindere da quanto possa essere insomma raccontato in modo anche magari un po' romanzato. Forza Juve come sempre, e alla prossima, ciao. Paura, paura, paura.